Buon pomeriggio dallo Stadio Ferrante di Piedimonte Matese, benvenuti a Caserta Stadio, l'appuntamento del dopo partita con le interviste sulla gara di oggi fra Piedimonte, Treppini e Termoli, che è finita 2-2 per il Piedimonte, due gol di Napoletano, per il Termoli invece Salerno e Coffi. Ora la sigla, poi subito dopo ci ritroveremo per il commento tecnico di Emidio Bianchi e poi le interviste. Rieccoci allo Stadio Ferrante di Piedimonte, prego la regia di mandare in onda lo stacchetto, il consueto commento tecnico di Emidio Bianchi sulla gara di oggi. Allora Emidio, 2-1, sembrava una partita ormai chiusa per il Piedimonte, invece cosa è successo? È successo che poi Piedimonte deve ringraziare anche il portiere per aver salvato il risultato, perché a tempo scaduto gli ospiti stavano anche segnando il gol del 3-2. La partita si era messa bene per il Piedimonte, che dopo alcuni minuti ha avuto 4-5 occasioni da gol. Poi il gol di Napoletano, il pareggio degli ospiti e il nuovo gol di Napoletano. Sembrava una partita che si dovesse chiudere da un momento all'altro. Poi il buio totale, con delle scelte anche tecniche apparse a qualcuno del pubblico incomprensibili, ci sono ancora delle contestazioni fra il pubblico di Piedimonte. E dicevo, Piedimonte ha perso una buona occasione, pare che addirittura il Venafro abbia perso la partita casalinga con il Macchia, questa sera si sarebbe trovato in testa alla classifica. Speriamo che sia solo un passo negativo della squadra di Cagnale e che sappia già riprendersi da domenica prossima con l'Isernia, anche se l'Isernia è una squadra molto forte. C'è da dire che alcune scelte del mister sono apparse abbastanza incomprensibili, come quella di schierare Vecchio centrale e mandare in tribuna Pacilio. Il mister si sa, deve fare degli esperimenti. Comunque oggi non ci sembrava l'occasione giusta per fare degli esperimenti. Erano tre punti importanti e che sono andati al vento. Speriamo che sappia riprendersi. Bene, grazie Emidio. Andiamo immediatamente negli spogliatoi del Piedimonte, dove c'è per noi Valentina Monte con i protagonisti della gara di oggi. A te Valentina. Bene, grazie Lorenzo, sono in compagnia di mister Cagnale. Mister, allora, una partita molto sofferta in cui le occasioni per il Treppini non sono mancate, ma la doppietta di Napoletano non è bastata. Sì, purtroppo parliamo di un pareggio in casa, logicamente può essere negativo, però diciamo che è comunque un risultato positivo, non abbiamo perso l'imbattibilità, abbiamo rischiato alla fine, abbiamo rischiato anche di perderla, però... grosso merito anche al Termoli, che non si è mai arreso. Noi purtroppo al secondo tempo abbiamo sbagliato due volte la palla del 3-1, non si poteva chiudere la partita, poi il calcio lo conosciamo tutti, quindi quando non fai gol, quando non chiudi la partita, l'avversario prende coraggio, poi loro l'hanno sempre avuto e grosso merito al Termoli, ma grosse disattenzioni nostre, soprattutto su queste palle alte, non abbiamo letto le coperture, quindi su una di queste poi è mancato un raddoppio sulla marcatura dell'autore del secondo gol, quindi diciamo qualche lettura sbagliata, però come diciamo non mi posso lamentare di grosso impegno della mia squadra, abbiamo provato sempre a giocare, forse troppe palle buttate in avanti, abbiamo visto Napoletano e Di Matteo soffrire proprio questo, nelle occasioni in cui mettiamo palla a terra invece si sentivano a proprio agio, abbiamo fatto grandi cose. Un Treppini però beffato alla 10 minuti dalla fine, con un secondo pareggio consecutivo, c'è qualcosa che non va a livello difensivo? No, diciamo che abbiamo, a livello difensivo abbiamo sempre preso gol e questa è una cosa che non mi va giù. Io ho provato anche a cambiare qualcosa, ancora dobbiamo trovare un assetto per via degli under, ragazzi che crescono, ragazzi che spesso si demoralizzano anche qualche errore. Quindi c'è da andare cauti su questo, però fase difensiva concediamo troppo, il primo tempo una palla che è caduta in aria hanno fatto gol, il secondo tempo abbiamo concesso qualcosa in più, però poi prendere gol così alla fine dove quando poi non hai nemmeno il tempo di reagire ti lascia la mano in bocca, col Gambadese magari abbiamo preso gol a metà, inizio secondo tempo, poi c'era tutto il tempo per rimettere la partita in piedi. Oggi ci ha beffato questo, servirà da esperienza perché comunque
Bisogna fare attenzioni, bisogna essere più aggressivi in alcuni frangenti, ci siamo un po' adeguati a quello che era la partita, molti ritmi bassi, poi loro con queste palle lunghe ci hanno messo in difficoltà. Cercheremo di risollevare le sorti la prossima settimana con l'Isernia? No, ma noi abbiamo sempre lo stesso obiettivo, poi voglio dire, non parliamo di una disfatta, siamo sempre lì nelle prime posizioni, ti ripeto, ad oggi ancora non conosciamo sconfitta. Non vedo questa negatività che c'è nell'aria, quindi bisogna essere anche, avere questa cultura di avere pazienza, di andare avanti per la propria strada e di non abbattersi a queste, diciamo, piccoli ostacoli. Grazie mister. Lorenzo, ti restituisco la linea. Bene, dallo spogliatoio del Piedimonte a quello del Termoli, dove c'è per noi Maria Cavicchia, a te la linea. Sì Lorenzo, siamo qui con l'allenatore in seconda Guglielmi del Termoli. Mister, 90 minuti di gioco intenso, poi il pareggio con una delle squadre più quotate del campionato. Sì, io penso che è la più forte, non per nulla è prima in classifica il Treppini. Noi abbiamo preso una sonora sconfitta a Termoli in Coppa Italia, anche se noi l'abbiamo un po' boicottata perché non possiamo con la rosa che abbiamo fare Coppa Italia a campionato. Però abbiamo perso anche mercoledì scorso, la seconda partita 2-0, naturalmente abbiamo avuto il tempo di prendere le misure e quindi diciamo oggi hanno dimostrato di essere sempre più forti di noi, però penso, ma più che pensare sono sicuro che il pareggio l'abbiamo meritato. Forse se facevamo l'ultimo gol al 94esimo rubavamo qualcosa, ma così non abbiamo rubato nulla. Tatticamente abbiamo notato che dalla panchina ci sono state vari momenti in cui avete provato a cambiare il ritmo di questa partita. E sicuramente, allora il gioco del mister qual è? È quella di leggere la partita, vedere chi non sta bene, chi non assolve al suo ruolo e quindi cambia di continuo finché riusciamo a sfondare da qualche parte. Qui era difficile da sfondare da tutte le parti, infatti abbiamo fatto il gol nostro, un'azione ragionata e poi l'abbiamo fatto il primo tempo su calcio d'angolo, mentre loro hanno un gioco di squadra molto massiccio, camminano, non buttano mai la palla, cose che noi abbiamo fatto. Perché buttavamo la palla? Buttavamo la palla in avanti per arrivare prima, perché anche fisicamente stavano meglio di noi e quindi il mister che cosa deve fare? Toglie uno e mette l'altro, infatti abbiamo messo quel ragazzo di colore, Kofi, che è molto bravo, viene da un infortunio, questa è la seconda partita, gioca 10 minuti mercoledì qua, adesso oggi ha fatto un altro 20 minuti, ma è un ragazzo molto forte nel dribbling stretto, lui che fa? È un giocatore che fa giocare gli altri, invece mi sono avvicinato vicino alla panchina, ha battuto un fallo laterale, ho detto vai dentro tu, altrimenti noi questa partita non la pareggiamo, e ha fatto tutto lui, un bellissimo gol, in uscita il portiere gliel'ha messo sul lato sinistro suo. Ottima scelta dunque. Mister, settimana prossima ospita del Venafro, come si preannuncia? Una partita molto difficile. Vuole sapere una cosa? Io penso che la squadra, la più forte è il Treppini Matese, la più ostica è il Venafro. Noi ci abbiamo giocato in Coppa Italia e abbiamo perso 1-0, ecco, una di quelle partite al 95esimo-96esimo. Ma è una squadra forte, forse un po' meno forte del Treppini, però una squadra ostica, ripartenze in continuazione, raddoppi nelle marcature, è veramente difficile per un mister fare il mister in quella partita. Grazie, se non ci sono ulteriori domande restituisco la linea a te Lorenzo. Bene, la nostra trasmissione termina qui, grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione della trasmissione, alla regia e naturalmente a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!